Benvenuto ad un nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi. Oggi esploriamo una nuova frontiera dell'aggregazione tra agenti immobiliari. Con noi infatti c'è Dennis Andrian, che è amministratore delegato di XP Realty Italia. Ciao Dennis e bentrovato. Ciao Gerardo, bentrovato a te, grazie dell'invito. Allora, diciamo che c'è un po' di movimento, no, sul fronte dell'aggregazione. Dopo la francese IAD arriva anche XP. Quindi il modello del multilevel marketing nel real estate è la nuova frontiera? Beh, io chiamarlo multilevel è un po' riduttivo tutto questo. diciamo che non è proprio multilevel, almeno per quanto ci riguarda. Perché okay. XP basa la sua forma di retribuzione agli agenti in diverse situazioni, in diverse formule che magari poi possiamo approfondire più tardi. Il concetto della possibilità che si offre agli agenti, e questo è un po' il modello diverso rispetto al classico magari del franchising, e si dà la possibilità, questa azienda dà la possibilità agli agenti di far crescere la propria struttura, quindi io direi di creare una propria azienda nell'azienda a costo zero fondamentalmente, e quindi questa espansione che può essere vista come un vecchio modello multilevel, ok? In realtà per quanto riguarda XP non lo è, perché se fosse un multilevel ci possono essere delle persone che esclusivamente fanno sviluppo e quindi no, abbandono la mia realtà, la mia attività di agente immobiliare e mi dedico solo a fare rete. Ecco, in XP non è possibile. In XP ci deve essere un equilibrio in tutto questo e quindi gli agenti devono quindi performare, devono comunque continuare a fare la loro attività di agente immobiliare, quindi le locazioni, le compravendite, quello che comunque hanno sempre fatto, per quale hanno una licenza. E viene offerto loro la possibilità di ampliare la propria struttura e quindi la possibilità di aumentare la struttura nel locale, nel nazionale, ma anche a livello internazionale. Io dico sempre, io e te ormai abbiamo un'età che non abbiamo appena finito il militare, diciamo, mettiamola così, che comunque abbiamo un'esperienza e i nostri cellulari sono zeppi di contatti che abbiamo fatto nel tempo, di nostri colleghi con cui abbiamo collaborato localmente, ma anche a livello nazionale e internazionale. Bene. Utilizziamo tutto questo tempo che abbiamo già utilizzato nel passato, quindi facciamo fruttare tutto questo che abbiamo già lavorato sopra e facciamo diventare i contatti che possono diventare parte della nostra squadra in maniera da poter operare continuamente. Nel caso di EXP, la possibilità di creare questa struttura, questa strada e questa squadra ci dà la possibilità di dare dei bonus, dei pagamenti ai nostri agenti fino a 7 livelli di profondità. E quindi partiamo da un 3,5% fino al 5% ed è uno dei modelli, visto diciamo i confronti che abbiamo fatto, assolutamente più remunerativi che sono sul territorio italiano. Allora, partiamo dal principio. XP di fatto è un'azienda americana, una grande agenzia immobiliare, forse la più grande al mondo, che ha saputo raccogliere, diciamo, sotto il cappello quindi del brand XP, più di 60.000 agenti immobiliari a livello globale. XP è quotata anche al Nasdaq e ci sono delle differenze sostanziali rispetto a modelli digitali che fanno consulenza o anche reti franchising. Siccome siete in Italia non da moltissimo tempo e c'è un po' magari di confusione, no, sulla vostra identità, ci vuoi raccontare il modello e il progetto che avete anche per l'Italia? Assolutamente sì, si può creare un po' di confusione perché in Italia sono arrivati tanti modelli diversi e ovviamente poi sui social magari uno, se dà una visione veloce, rischia di mettere tutto in un unico calderone, ecco, e ti ringrazio della domanda. Allora, EXP, diciamo subito, non è un franchising. EXP è un'agenzia immobiliare, direi di più, è una comunità di agenti immobiliari nel mondo i quali operano attraverso XP, con XP direi, e non per XP. Quindi siamo tutti una grande famiglia in cui questa azienda dà la possibilità, come abbiamo accennato prima, di creare sviluppo. E, l'agenzia fondamentalmente si basa sull'attività di tutti i vari agenti nel mondo e il nostro ambito digitale in realtà è il B2B, cioè tutto quello che è dietro la scrivania, perché il rapporto col cliente finale, quello assolutamente rimane.
Quindi non significa, quando noi diciamo con noi non hai bisogno dell'ufficio, che assolutamente non bisogna avere un ufficio o un luogo di ritrovo per incontrare i clienti. Negli Stati Uniti, per esempio, stanno già da parecchio tempo concludendo delle transazioni semplicemente su una videochiamata come questa con una firma digitale, comprando appartamenti visti solo virtualmente. In Italia magari ci arriveremo, ci piace molto di più il contatto diretto, ma questa è la tecnologia che ce lo permette. Però il discorso è che tutto quello che è dietro al contatto con un cliente, da noi viene tutto svolto nel digitale. È attraverso il digitale, attraverso il nostro cosiddetto mondo. Il nostro mondo è un campus online, diciamo come il vecchio Second Life, Second Life, in sì. cui esattamente con i nostri avatar, che possono meno somigliare a noi, questo ha poca importanza, ci ritroviamo nelle varie stanze. Abbiamo auditorium in cui eravamo anche 30.000 persone in riunione, pure i vari uffici in Italia, cioè il mio ufficio, dove ci sono gli uffici dei miei colleghi. Oppure nelle stanze riunioni che abbiamo, dove ci troviamo con tutti gli agenti immobiliari, ma tutti gli agenti immobiliari possono utilizzare queste stanze, per esempio una singola agenzia, per trovarsi con i propri agenti dell'agenzia. Quindi XP non è aperto esclusivamente ad agenti indipendenti singoli, ok, con partita IVA individuale, ma soprattutto anche ad gruppi di agenzie, ad agenzie strutturate, proprio perché il modello permette a tutti di guadagnare e di operare attraverso il nostro sistema. Quindi nulla è cambiato e nulla cambia su quello che è l'aspetto dell'operato classico dell'agente immobiliare, quindi il contatto con il cliente, tutto quello che normalmente siamo abituati a fare dal punto di vista, diciamo, del contatto, delle relazioni. Quello che cambia completamente è quello che sta alle spalle e quindi l'utilizzo di tutti i nostri tools per operare meglio, risparmiare costi e soprattutto anche risparmiare tempo, ma soprattutto avere in un'unica struttura, nel nostro CRM in questo caso, tutto quello che è l'attività aziendale. Di fatto quindi diciamo che il potenziale aderente a XP può essere un agente immobiliare che lavora in un coworking o che ha un'agenzia tradizionale o gruppi di agenzie, quindi a prescindere diciamo dalla vetrina su strada, di fatto utilizzando questo campus ecco, di cui mi parlavi prima, è possibile creare quindi scambi e interazioni, mentre invece il contatto più col cliente è demandato ovviamente all'agente immobiliare singolo che in qualche modo lo attuerà, diciamo, secondo i propri bisogni, esigenze e visione. Correttissimo, sì. Noi, quello è una cosa che poi ci teniamo molto, è la formazione. Perché uno dice, ok, va bene, c'è una rete nazionale e internazionale, però come sai, Gerardo, in Italia la collaborazione tra agenti è veramente difficile, non ci si fida, forse anche per il fatto che dice, ma io non conosco, quindi non so come puoi trattare il mio cliente se te lo passo e tutte queste cose. Noi un agente appena entra in XP gli facciamo 90 giorni di formazione, sono circa 300 ore spalmate in un tempo abbastanza opportuno per poter assimilare tutto, ma proprio per un semplice motivo tutto questo, affinché io quando devo collaborare con un agente in Italia, indipendentemente dal luogo, o a livello internazionale, agente di XP, so che quell'agente lavora e lavorerà come può lavorare il mio collega di scrivania nell'ufficio tradizionale, perché tutti abbiamo uno stesso, diciamo, struttura operativa e di formazione. Ognuno mantiene la propria individualità, però sappiamo che nelle varie fasi di trattativa con cliente o modello operativo, tutti lavorano alla stessa maniera. Questo ci dà la possibilità di offrire un servizio sempre al massimo della performance. E dall'altra parte ai colleghi di lavorare in tranquillità e collaborare tra di loro perché hanno la totale fiducia che un collega è formato e di conseguenza io posso tranquillamente passare un contatto o una richiesta a un terzo collega perché lavorerà come l'avrei lavorata io. C'è una cosa che mi è interessato, incuriosito da subito. Praticamente in XP entrano soltanto agenti immobiliari abilitati. Questo è un fatto. Però avete anche un programma che è dedicato a chi vuole iniziare da zero una carriera immobiliare. Ce ne vuoi parlare? Assolutamente. È stata all'inizio, quando abbiamo deciso di far partire XP in Italia, una mia prerogativa di avere esclusivamente agenti immobiliari con licenza.
ma per un semplice motivo. Uno, perché questo è richiesto dalla legge, quindi un dato di fatto, ma il secondo è perché vogliamo al massimo dare professionalità ai nostri clienti e quindi avere un'agenzia di veri professionisti. Sappiamo però che in Italia ci sono tantissime persone che collaborano con agenzie, perché insomma non bisogna diciamo nascondersi sotto questa situazione, e sappiamo che sono quindi famosi consulenti che lavorano nell'agenzia, che per mille motivi di tempo, di qualsiasi cosa, non sono ancora riusciti magari a ottenere la licenza. Bene, diamo la possibilità all'interno del nostro mondo, quindi all'interno del nostro campus, di diventare agenti immobiliari, quindi di frequentare il corso per diventare agenti d'affari in mediazione. Questo lo stiamo attivando dal 28 di settembre, quindi le persone hanno già la possibilità di iscriversi, attraverso un ente accreditato della Confcommercio. Questo ente è riconosciuto a livello nazionale da tutte le camere di commercio, quindi sarà un corso di 100 ore, di cui minimo 80 di frequenza, in cui una volta terminate queste 100 ore, che più o meno sono 2 mesi e mezzo massimo, hanno la possibilità di andare in qualsiasi camera di commercio di residenza o dove operano, dove quindi sono magari registrati con la partita IVA e se non ce l'hanno, dove eventualmente vogliono diciamo, fare l'esame. E che viene riconosciuto da tutte le camere di commercio. Quindi, proprio perché vogliamo operare esclusivamente con agenti immobiliari, offriamo anche questa possibilità. Nel frattempo, questi agenti che stanno frequentando il corso per diventare agente possono entrare anche nel nostro mondo XP e frequentare anche i nostri corsi. Quindi, facciamo il caso di una persona che parte veramente da zero, che non ha esperienza, ha la possibilità, da un lato, di imparare, definiamo la teoria, quindi facendo il corso per diventare agente immobiliare. Dall'altra parte, imparare anche la pratica commerciale sul campo, quindi seguire anche già i nostri corsi. Una volta che ha terminato, che ha ottenuto la licenza e ha fatto anche i nostri corsi, praticamente è prontissimo a svolgere l'attività immobiliare con tutto il background che viene da noi fornito e quindi completamente formato. Entriamo un po' nel merito quindi di guadagni, di investimenti e servizi. Quindi insomma questo agente immobiliare come fa a guadagnare con XP? Deve sostenere degli investimenti e quali servizi di fatto potete offrirgli ecco, a supporto della professionalità quotidiana? Bene, diciamo che l'investimento è la famosa tazzina di caffè al giorno. Quindi da noi entrare in XP, la tariffa nostra mensile cloud, la chiamiamo proprio per utilizzare tutti i nostri tools in cloud, è di 50 euro al mese più IVA. Da lì si aprono poi tutte le convenzioni che abbiamo fatto su base nazionale, con i vari portali, servizi di virtual tour, video marketing, tutte le varie convenzioni con altri società fornitrici di software specifici per gli agenti immobiliari, e quindi sono tutte convenzioni che un agente poi può utilizzare. Abbiamo creato un hub fondamentalmente di servizi in cui l'agente, a seconda di dove opera, che tipo di fascia di mercato lavora, quindi se nel lusso, se nel commerciale, se nel classico residenziale di alto o di basso, diciamo, livello di mercato, può, diciamo, attingere a tutti i nostri servizi convenzionati proprio per formare il suo pacchetto migliore. Ecco, abbiamo un costo di, diciamo, di iscrizione, una tanto di 100 euro più IVA, che è compreso anche il primo mese, ovviamente, di utilizzo di tutte le tools, e poi solo 50 euro al mese più IVA. All'interno di questo 50, comunque, c'è già di default il servizio della firma digitale e dell'antiriciclaggio. Antiriciclaggio che spetta comunque a noi la conservazione dei dati, perché siamo noi l'agenzia, poi adesso spiegherò meglio perché, e anche la privacy. Poi gli diamo la possibilità di utilizzare Liste Globally per pubblicare gli immobili su 39 portali nel mondo, e ognuno dei nostri agenti, sempre nei 50 euro, ha una pagina web, un sito web statico dedicato, quindi con un dominio di secondo livello, quindi direi xp.it/GerardoPaterna, in cui ci sono tutti gli immobili di questo agente, una sua bio e tutti i suoi link diretti. Addirittura, visto che non siamo un franchising, può linkare anche il suo sito se ha diretto di immobili. Quindi esiste la Gerardo Paterna Real Estate, puoi linkare il tuo dominio direttamente all'interno di questa pagina. Ecco, questo sono sull'ambito delle tariffe. Vediamo il lato, diciamo, dei ricavi per un agente. Da noi esistono quattro forme di ricavi.
Allora, la prima è quella della transazione classica, quindi l'approvvigione classica. I nostri agenti da subito trattengono il 75% delle mediazioni prodotte, il 25% per l'azienda. Quando raggiungono i 80.000 euro di fatturato annuo, okay, da quel momento in poi hanno il diritto di trattenere il 100% delle mediazioni prodotte. Questo è il primo step, diciamo, di provvigioni dirette. Il secondo è la quota ricavi aziendale, ovvero quel famoso 25% del differenziale 75-25 che si trattiene l'azienda. Più del 50% l'azienda lo reinveste, lo rimette, diciamo, nel mercato, nella struttura. Quindi, nel momento in cui un agente, come dicevo all'inizio, crea una sua struttura di agenti, ok, e che quindi performano, fanno, diciamo, transazioni, e l'azienda XP ha questo 25% di ogni agente, ecco, cosa fa l'azienda? Prende e una quota di questa parte, di questo ricavo che viene prodotto grazie al nostro intervento che abbiamo portato agente XP, quindi quel famoso facsimile multilevel che parlavamo all'inizio, ok, lo ridà ai nostri agenti. In questa maniera cosa succede? A parte che questo crea di mese in mese un guadagno continuativo, ma questo va a compensare quasi da subito, nel momento in cui abbiamo veramente 5-6 agenti a nostra struttura, quello che è il 25% trattenuto all'inizio. Quindi io continuo a dire, l'azienda ti dà la possibilità da subito, dopo 2-3 mesi che hai creato una tua struttura, a livello di anno, di continuare a guadagnare il tuo 100% su base complessiva in ragione d'anno, ovviamente. Certo. Poi man mano che aumenta la struttura, ovviamente questo si incrementa. Abbiamo ancora due forme, che è la parte azionaria. Dicevo all'inizio, la nostra azienda, la holding, è quotata al Nasdaq. Bene. Abbiamo dei premi azionari quando un agente fa la prima transazione ogni anno, quando raggiunge, diciamo, eventualmente gli 80.000 euro di fatturato e quando soprattutto un agente suo sponsorizzato chiude la prima transazione, EXP dà delle quote di bonus in quote azionarie, quindi viene premiato con delle quote azionarie. La seconda parte, diciamo, relativamente alle azioni, è che l'agente XP si può iscrivere al nostro programma azionario in cui il 5% del suo fatturato prodotto può essere pagato in azioni di XP. In questo caso, le azioni che vengono comprate da XP con questo 5% hanno uno sconto del 10% commerciale. Quindi, oggi vengono comprate, le rivendo domani, se siamo allo stesso livello, ho già guadagnato il 10%. L'ultima formula è quello per gli agenti più performanti, in cui noi li chiamiamo ICON, in cui se uno fa 25 transazioni l'anno almeno e 400.000 euro di fatturato, ha diritto a ricevere 16.000 euro in quote azionarie. Quindi alcuni agenti, non tutti magari, però alcuni di questi hanno la possibilità di essere premiati in questo modo dalla nostra azienda. Quindi ci sono veramente tre forme fondamentali che tutti gli agenti possono diciamo, attingere e beneficiare nella loro attività, continuando a fare nulla di più di quello che stanno facendo, ovvero l'attività di agente immobiliare. Devo dire un modello comunque insomma multiforma, ecco, dalle mille Corretto. possibilità in un mercato ovviamente che insomma dà spazio fortunatamente a tante espressioni anche, quindi tanti modi per fare azienda, per fare diciamo per portare avanti una carriera nel settore immobiliare. Allora, tu sai, insomma, sul mercato, come dicevamo, ci sono tanti modelli, tante offerte. Andiamo un po', diciamo, nella parte di appello, quindi all'agente immobiliare, perché un professionista dovrebbe scegliere voi rispetto ad altri modi, insomma, di fare questa professione e di fare rete? Allora, direi, come mi rifaccio a quello che ha detto un nostro collega recentemente americano, ha detto perché il modello XP è un modello fatto per l'umanità, in quanto dà la possibilità effettivamente agli agenti di dare qualità alla loro vita potendo operare da casa, se vogliono, quindi come succede a me, non avevo necessità più di alcun ufficio per andare a lavorare ogni giorno, e quindi possiamo lavorare nel miglior ambiente che noi troviamo. Da casa nostra, luogo di residenza, dalla vacanza, ovunque noi siamo, possiamo operare. Il concetto è che le forme di guadagno sono altamente retributive, sono le più alte in assoluto del sistema. E soprattutto la cosa molto interessante è che normalmente in sistemi, tutti nei sistemi tradizionali, sia anche di una semplice agenzia che un collega ha creato e ha degli agenti,
Gli agenti che lavorano per quel collega, quindi per il broker, per il titolare, difficilmente hanno la possibilità di beneficiare dei ricavi complessivi dell'azienda con cui, per cui lavoro, con cui lavora. In XP invece tutti noi, anche se non facciamo rete fondamentalmente, ma il semplice fatto di ricevere un bonus sulle nostre prestazioni, noi diventiamo azionisti della nostra azienda. Soprattutto poi se invece creiamo una struttura, quindi abbiamo maggiori possibilità di guadagno di quote azionarie. Quindi qual è il vantaggio di un agente in XP? Al di là di tutte le forme importanti di retribuzione, sono parte dell'azienda e ogni singola goccia a livello mondo, non solo nazionale, che ogni agente apporta, quindi ogni singolo euro o dollaro di fatturato, fa crescere il fatturato ovviamente dell'azienda e di conseguenza anche il valore delle azioni. Quindi tutti noi beneficiamo dell'attività di ognuno dei nostri colleghi nel mondo. E poi quello che è fondamentalmente alla base di XP, il concetto del lavoro in cloud, quindi della condivisione totale di un MLS, perché è normale, nel momento in cui io condivido tutti gli immobili, diventa un database utilizzabile da tutti. Ma nel caso di XP poi abbiamo, a livello di supporto degli agenti, abbiamo parlato prima della formazione, ma noi ogni 50-60 persone, quindi gli agenti XP, abbiamo due ruoli che continuano a replicarsi nel nostro team di management, ovvero la transaction specialist, che praticamente è un avvocato che segue tutte le transazioni dei colleghi di XP. Okay, quindi diciamo dalla proposta d'acquisto a direi quasi al caffè dopo il rogito, quindi fino al rogito notarile, e un collega che è l'onboarding specialist che segue la gente nella formazione, nei tools iniziali ovviamente per insegnare un po' a come operare in XP, ma in tutto quello che è poi l'attività magari che magari vuole fare sviluppo ed è a supporto per eventualmente i futuri collaboratori, agenti che magari vengono portati in XP. Quindi il concetto è che XP mi dà la libertà di lavorare da ovunque, mi dà soprattutto un risparmio di costi perché non ho più necessità di avere il mio ufficio da 100-200 metri quadri, anche se ho 10 agenti, perché tutti gli agenti a questo punto, penso che Gerardo puoi condividere che il mondo è cambiato difficilmente parlando con tanti clienti, con tanti colleghi. E gli ho detto: ma scusate, quante persone entrano o suonano il campanello per entrare nella vostra agenzia direttamente senza previo una telefonata o un'email? Praticamente quasi nessuno. È molto difficile. Quindi cosa succede? Se i miei 100 metri quadri possono diventare una stanza da 20-30 metri quadri, due sale riunioni fondamentalmente, in cui prendo gli appuntamenti con i miei clienti. Tutto il resto lo posso lavorare da virtuale, quindi fare gli appuntamenti con i miei agenti nelle nostre stanze, perché è come se fossimo nella stessa stanza. Quindi questa qualità anche di vita, ok? Quindi meno stress di traffico, di tutto quello che è, e lavoro veramente sulla qualità. Quindi XP mi dà la possibilità di dare qualità al lavoro e poi beneficiare della quantità, quindi dal punto di vista remunerativo. Quindi lavoro Ecco, sempre e da ovunque, fondamentalmente. una precisazione che non abbiamo fatto, cioè Dennis Andrian non è un teorico dell'immobiliare, un manager di professione, ma in realtà ha una solida esperienza nel mercato immobiliare. Ci vuoi raccontare un attimo i tuoi esordi anche del Sì. settore come agente? Sì, assolutamente. Io sono friulano, forse si sente anche dalla cadenza, e quindi nel 99, dopo l'università, ho deciso di intraprendere questa carriera di agente immobiliare. Quindi ho creato una prima agenzia, e quindi one man show, come si dice all'inizio, in Friuli, in un paesello da 13.000 abitanti. Poi ne ho aperte altre e poi mi sono allargato un po' perché mi stava un po' stretto il Friuli e ho cominciato a guardare, diciamo, verso l'esterno. Il mio obiettivo era quello di vendere il Friuli a un mondo esterno, quindi non solo venderlo a noi stessi, insomma, del popolo friulano, triestino, insomma, all'interno della regione. Da lì è iniziato un percorso in cui ho cominciato collaborazioni in vari paesi, dall'Estonia alla Russia alla Francia. Da lì è accaduto con le varie fiere che poi avevamo creato assieme ai colleghi in Friuli, una cosa molto importante, abbiamo creato un brand per la promozione diciamo, dell'Italia, ho partecipato a una fiera anche a Mosca che era andata molto bene. Da lì è successo che sono stato contattato da Barnes International, quindi un franchising nel livello del lusso per quanto riguarda l'estate, abbiamo aperto Porto Cervo.
Abbiamo poi l'anno scorso, attraverso il franchise, fatto aprire anche Como, la Toscana anche, e all'inizio di quest'anno sono stato contattato da Michael Valdez, il quale mi ha chiesto se volevo entrare in XP perché c'era il discorso dell'apertura. Questo è stato un po' il percorso, quindi porto in dote, come si dice, la gavetta, cioè quindi oltre 20 anni di lavoro sul campo che continuo a fare perché continuo a essere un agente immobiliare, quindi nei ritagli di tempo della gestione di XP in Italia cerco di continuare a fare la mia attività perché io ritengo che nessuno meglio di chi fa l'attività può condividere lo sviluppo di un'attività o soprattutto capire le problematiche di un'attività. È sempre difficile parlare di numeri, di obiettivi, perché comunque significa anche assumersi la responsabilità, no, del raggiungimento di questi obiettivi. Però che numeri hai in testa in termini di adesioni di agenti immobiliari per il 2022? Beh, noi assolutamente per 2022, al di là del superare il migliaio, diciamo che vorrei toccare, diciamo, ben più il semplice migliaio di agenti in Italia. Questo ci viene già confermato da tutti i vari agenti che ci stanno attualmente contattando. È ovvio che lo scoglio è capire il sistema, ma più che altro lo scoglio attuale degli agenti immobiliari è: oddio mio, cosa faccio della struttura che ho creato? Mi devo rivoluzionare in tutto. Quindi questo tempo di latenza nel dire ok, mi piace, dammi solo un attimo che mi organizzo, perché devo capire un attimo come, no, strutturare la mia situazione e devo un attimo ripensare tutto perché mi stai cambiando il modello operativo. Quello è vero. Siamo un distruttore sotto questo aspetto di Sì. vecchi modelli operativi, però ne portiamo uno, assolutamente, introduciamo uno che dà enormi vantaggi. Quindi attualmente abbiamo veramente un'infinità di contatti, di richieste, man mano che stanno entrando nel nostro mondo, quindi nella nostra famiglia, come diciamo, e adesso si stanno assolutamente approcciando da quando abbiamo cominciato a aprire le porte anche alle strutture a livello di agenzie. Quindi non solo un modello per agenti indipendenti, ma anche per agenzie. E questo è stato ben visto dalle agenzie perché hanno capito il taglio dei costi che possono avere, il fatto di avere una struttura che continua a fare da coaching ai loro agenti, perché come sai Gerardo, il problema dell'agenzia in Italia è anche la formazione e non tutti i broker titolari di agenzia, un po' per formazione loro, un po' magari per mancanza di risorse a volte, riescono o hanno il tempo o hanno la lungimiranza di far per, diciamo, formare i propri agenti. Ecco, noi cosa facciamo? Senza entrare nel loro ufficio, ci mettiamo al loro fianco e prendiamo noi per mano questi agenti e gli facciamo tutta la formazione. Grazie mille, Dennis, per la tua disponibilità. Continuerò a seguire con interesse l'evoluzione del vostro network e promettimi, insomma, di tornare allo sgabello per nuovi aggiornamenti. Volentierissimo, è sempre un piacere. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo allo sgabello, puoi scrivere facilmente allo sgabello@gerardopaterna.com. Al prossimo video!